Rieccoci sempre live con Rush Hour, momento di congestione dei mercati. Wall Street ha appena avviato le contrattazioni, il MIB, scusate, l'Europa si prepara a chiuderle e registriamo un ulteriore balzo in avanti da parte del MIB che aveva iniziato molto forte, soprattutto all'inizio, raggiungendo appunto i massimi a 27.300. C'è stato poi un ritracciamento, ma comunque all'insegna sempre di forti acquisti. Adesso c'è un nuovo tentativo di attacco, quantomeno dei 27.200 e 220, tant'è che insomma questo è un grafico a 5 minuti, ci mostra come il MIB da un più 0,8 che aveva registrato forse nel momento di debolezza maggiore di Wall Street si è riportato in area 27.200 più 1,18%. Intanto Wall Street continua a scambiare a doppia velocità, il Nasdaq Composite più 0,2, lo Standard & Poor's appena sotto lo 0, il Dow Jones più 0,15%, tutti e tre gli indici hanno segnato nuovi massimi storici. Il petrolio sembra stia rallentando, invece, eccolo qua, sempre il grafico a 5 minuti ci mostra come dopo gli 84-86 raggiunti intorno in avvio delle contrattazioni di Wall Street, ecco che c'è un calo forse fisiologico, fino a 84,07. Abbiamo già detto come l'OPEC Plus probabilmente confermerà i 400.000 barili di petrolio di produzione. Andando contro le aspettative di alcuni paesi, vedi gli Stati Uniti. L'oro è vicino ai 1800. Ripartiamo da qui. Vedo che peraltro arriva anche qualche domanda. Vediamo se poi riusciamo a rispondere come di consueto. Intanto ben trovato a Lorenzo Sentino, WeTrading.eu, in nostra compagnia. Ciao Lorenzo e buon ogni santo anche a te. Ciao Giacomo, buonasera a tutti e buon ogni santo a tutti quanti. Senti, con te spesso analizziamo qualche titolo interessante anche di Wall Street, anche e soprattutto di Wall Street. Mi interessava sentire, dato che abbiamo dedicato spazio all'oro, anche che cosa succede all'argento, qual è la tua view sull'argento, innanzitutto perché è un metallo che segui da vicino e poi perché sta testando proprio in questa seduta un livello importante, quello dei 24 dollari l'oncia, che rappresenta un po' una soglia psicologica, nonché livello spartiacque. Lo si vede sia dal daily, sia dal weekly e sia anche in un grafico, insomma, orario. È sicuramente un livello da tenere sotto controllo. Lorenzo, a te la parola. Ben detto Giacomo, il silver nasconde secondo me delle importanti capacità di reazione rialziste ancora inespresse e il raggiungimento dei 22 dollari nelle ultime sedute ha portato una reazione importante che lo ha subito rimesso a 24. In realtà mi aspettavo nell'ultima settimana la capacità di rompere i massimi che avevamo visto nel settembre, invece siamo arrivati un pelino sotto quei massimi a ottobre. Quindi finché non riusciamo appunto a stabilizzare un prezzo sopra i 24,80 creando un primo massimo relativo, direi di stare un po' cauti, però ecco, la possibilità che adesso ci sia una seconda gamba rialzista mi sembra molto interessante. Personalmente penso che il silver nell'area 22 sia sempre un'occasione da valutare, da acquistare da qui in futuro e che appunto se riuscissimo ad accumulare qualcosa tra i 24 e i 22 già sarebbe un primo passo e poi pian piano che vengono rotti i massimi decrescenti che abbiamo visto sin da maggio abbiamo sempre più potenzialità di rialzo. Qui ci sono due ottiche di investimento. Il trader di breve probabilmente potrebbe puntare quindi a un'oscillazione tra il 23,5, 24 fino a circa 25, mentre l'investitore che magari vorrebbe rimanere anche alcuni mesi in posizione, secondo me dovrebbe darsi anche un target molto ambizioso di circa 28-29 dollari. E le potenzialità su questo strumento ci sono, quindi che ben vengano. Poi la correlazione col gold ci aiuta sicuramente, ma
in un'ottica rialzista, se proprio dovessi fare una scelta, se puntare long sul gold o sul silver, sinceramente penso che il silver, per come è impostato il grafico, abbia molto più chance di overperformance rispetto al gold. E allora, detto del silver, detto anche dell'argento, dell'oro, l'argento questo è un grafico orario, quello che vi sto mostrando che ci mostra ancora di più come i 24 siano un livello assolutamente importante da osservare, su cui sta danzando sostanzialmente il silver. E se guardiamo la ripresa, insomma, sempre da grafico orario, dai 21 e 4, questi alcuni target li ha anche segnalati Lorenzo, vedete come stia attestando quello che di fatto può essere un supporto dinamico, appunto, che adesso è in area proprio 24, 24 e qualcosa. Dunque, questo per quanto riguarda il silver. Abbiamo anche visto come il palladio sia a 2050 dollari l'oncia in più 2,36%. In generale la sessione sui metalli è positiva, c'è anche un più 3,9% da parte del platino che sta testando i 1060 dollari l'oncia, una resistenza molto importante soprattutto nel breve. Come detto, guardate che quante volte ha respinto il prezzo verso il basso, verso i 1030, altro livello importante per quanto riguarda il platino. E allora, mentre osserviamo anche appunto il petrolio che sembra che stia per scivolare sotto gli 84 dollari al barile, Lorenzo, torno da te per analizzare anche qualche titolo interessante. Rimaniamo in ambito Wall Street, poi magari andiamo a vedere anche qualcosa su Piazza Affari. C'è un amico che ci chiede, insomma, diciamo analisi su Mediaset, in particolare Daniele, perché insomma è ripartita al rialzo. Andiamo con ordine. Sicuramente tra i Fang, caro Lorenzo, il più performante, se escludiamo Tesla, che guadagna il 3,6%, c'è Facebook, che guadagna il 2,06, 330 dollari ad azione. Beh, insomma, sappiamo come Facebook in questo periodo sia un po' sulla bocca di tutti per l'annuncio, insomma, di Zuckerberg e di quello che sta per annunciare, insomma, che riguarda appunto Facebook come una nuova piattaforma che cambierà, che, insomma, destinata a cambiare Facebook e forse anche l'utilizzo dei social network, questo metaverso di cui ancora si sa poco e che ci permetterà anche di analizzarlo anche nelle prossime dirette. Lorenzo, Facebook. Esatto, parliamo di una delle aziende che secondo me appunto saranno tra le protagoniste del 2022 in campo di social e di innovazione nei social. Facebook è stata la prima e probabilmente sarà anche la prima a modificare e riaggiornare ciò che conosciamo oggi dei social. Parte il cambio di nome, ma soprattutto di politica aziendale. I prezzi avevano, prima dell'annuncio e prima dell'earnings, erano scesi fino a 302 dollari circa, andando a testare non solo la parte di maggio-aprile 2021, ma soprattutto, guarda, i risultati che avevamo avuto ad agosto 2020, quindi quasi un po' più di un anno fa. Dunque abbiamo trovato probabilmente un prezzo di equilibrio, qui il mercato non voleva più correggere oltre. La reazione è stata interessante, molto forte. A mio avviso Facebook ci darà ancora tante piccole news importanti sul nuovo assetto commerciale, appunto, e su dove dovremmo puntare. In pratica, l'applicazione delle prime parole di Mark Zuckerberg ha aperto l'ipotesi di un nuovo tipo di social orientato al metaverso, a questo, diciamo, mondo virtuale sempre più vicino alla vita reale. Quindi, come siamo stati abituati a visitare le bacheche, che era una cosa assolutamente nuova, adesso probabilmente fra, non lo so, 2, 3 o 4 anni sarà per noi normale andare in questi visitare come social invece dei luoghi assolutamente virtuali. Ecco, se Facebook riuscirà ad essere la prima e probabilmente anche il social più utilizzato, come è successo fino adesso, ecco, le prospettive sono assolutamente interessanti.
Il prezzo attuale è di 3,30. Abbiamo tre candele in gap up di apertura, quindi piena euforia, e la possibilità che questa euforia vada ancora a completarsi fino al raggiungimento e alla chiusura dell'ultimo gap down lasciato aperto a 3,40. Personalmente sono alla ricerca di un buy su questo titolo, però, come ben sai, io cerco di entrare sempre sulla difensiva e mai sull'euforia. Quindi aspetterò il momento giusto, che possa essere o sotto i prezzi attuali, con appunto la conferma di un eventuale supporto. Idealmente sarei molto contento rivedere un prezzo di circa 315. Al contrario, invece, se dovesse continuare appunto a salire fino a 3,40, poi aspetterei un ulteriore storno e in quel caso mi accontenterei di un 3,30. Queste sono un po' le scelte personali di logiche, ecco, che metterei in campo. Quali target? Al di là del fatto che Facebook, così come altri fang, a mio avviso potrebbero continuare a sovraperformare il Nasdaq, perché comunque sono delle aziende che fanno il mercato, fanno la leadership e quindi potrebbero appunto riuscire a sovraperformare. Al di là di questo, io in questo momento penso che Facebook si merita anche dei nuovi massimi storici per il coraggio che ha avuto e di trasformare se stessa in un momento abbastanza delicato. E quindi non lo fa aspettando una crisi aziendale, ma lo fa proprio nel massimo delle sue potenzialità dimostrate a livello proprio economico e aziendale, e quindi è come irrompere su uno schema che già funziona. E questo è un disegno che è molto apprezzato, perché vuol dire che si ha coraggio, si hanno le risorse e quindi viene premiata di solito questa scelta quando si fanno queste scelte così avvincenti. E dunque, ecco, parlando appunto di grafici, borsisticamente penso appunto che nuovi massimi possono essere raggiunti anche a sorpresa, ecco. Se ti dicessi tre parole, American Waterworks. Esatto, qui passiamo su un settore invece altrettanto interessante, perché abbiamo delle utilities su un settore che potrebbe essere difensivo, ma in realtà è stato anche molto aggressivo. Guardiamo la storia di questo titolo, titolo che appunto negli ultimi anni continua a salire ininterrottamente. Ha sì i suoi momenti di correzione, ma ha un andamento veramente molto pulito. In questa fase mi piace il titolo, perché prima abbiamo avuto una base a 168 con un ultimo rialzo che però ci ha dimostrato la chiusura del gap del 27 di settembre, e adesso sta cercando, secondo me, un secondo supporto. Ecco, 171 in questo momento potrebbe essere già un prezzo interessante. Quindi direi di attenzionare proprio 171, massimo 170, stop a 167, quindi leggermente sotto i minimi che abbiamo visto a ottobre. E questa carta la giocherei anche qui, perché questo titolo ha le carte in regola, è uno dei titoli più grandi del settore appunto delle utilities in America, e qui se la reazione degli investitori al rialzo è già avvenuta per ben 2 volte, non mi aspetto che stavolta il titolo vada in stop loss in modo abbastanza semplice. Anzi, mi aspetto che qui di nuovo si riaccendano delle battaglie tra compratori e venditori, e che possono appunto creare il supporto di cui aspetto. Quindi attenzioniamo questo prezzo, vediamo se qui riusciamo a trovare un pattern, sì, candlestick rialzista, quale potrebbe essere una lunga shadow
verso il basso con una chiusura alta, quindi la cosiddetta pin bar o una Morningstar, qualcosa che potrebbe appunto darci un minimo di reattività positiva, e qui io proverei un bel buy. Non farei un trade però molto diciamo azzardato in termini di take, quindi mi soffermerei su quest'area volumetrica di circa 180, che sembra attualmente essere quella più importante in termini di resistenza. Dunque rischierei, per fare un paio di calcoli, rischierei circa 4 dollari, okay, per singolo titolo, e da 171 a 180 stiamo parlando di 9 dollari, quindi un rapporto 1 a 2 abbondante. Stavo osservando i migliori e i peggiori a Wall Street di ampia capitalizzazione, c'è Plug Power più 6,3%, Tesla l'abbiamo detto più 3,5%, c'è Facebook come detto nella top 5 più 2,2%, anche Nio con più 1,8%, ma c'è anche Alibaba Group più 3,1%, altro titolo che con Lorenzo abbiamo analizzato più volte, e allora ne approfittiamo per dare un aggiornamento su peraltro uno dei titoli che ci chiedete di più anche da casa. Lorenzo. Sì, Alibaba e anche Plug Power avevamo visto precedentemente come era Vero? appunto in una zona di compressione e oggi sta esprimendo un'ottima performance. Per quanto riguarda Alibaba, abbiamo visto questa importante reattività intorno ai 140, poi di nuovo ai 182. Qui molti volevano comprare dopo questo rimbalzo, proprio quasi sui massimi, perché appunto si pensava che la società riuscisse a dimenticare questa brutta fase di ribasso per ritornare ai prezzi di un paio di mesi fa, ma io continuo adesso a pensare che probabilmente dovremmo attendere un'altra fase di stress ribassista su questo titolo. Quindi lo dico perché ultimamente mi sono arrivate infatti diverse domande sul titolo, e il fatto che abbia lasciato dei gap aperti mi preoccupa, e quindi valuto che si possa formare una figura di doppio minimo. Dunque, con tanta calma e freddezza tipica appunto dei trader che dovremmo essere, vi dico due cose. Il doppio minimo potrebbe essere confermato anche dal fatto che i volumi sono estremamente schiacciati, quindi questi rialzi non mi hanno convinto. E sul doppio minimo, quindi parlo di circa 140 dollari, 141 e con quell'area, effettivamente poi lì andremo a vedere se ci sarà un'esplosione dei volumi. Ecco, in quel caso potrei essere contento in un buy. Tra l'altro, lo dico sempre, comprare su dei prezzi bassi ci permette sempre di avere la possibilità di controllare qual era il minimo del periodo e quindi mettere uno stop anche molto stretto, il che quindi controlliamo al meglio il rischio. Ci sono anche gli earnings a breve, quindi vedremo un po' la reazione del mercato, Sì. e chissà se appunto dopo gli earnings non vedremo quest'area ripulirsi. E magari qui lo rivedremo magari lunedì prossimo, vediamo un po' cosa succederà. In alternativa, il rialzo non dovrebbe comunque andare oltre la media 200, che comunque è lontanissima attualmente, stiamo parlando di circa 207-208 dollari, ma sarebbe sempre pura euforia con mancanza di volumi se si continuasse lo scenario, il che probabilmente andrebbe bene per trade molto aggressivi di breve, ma non sicuramente per chi vorrebbe mantenere il titolo in portafoglio per il medio periodo. Senti Lorenzo, prima di andare anche a vedere un paio di titoli di Piazza Affari, se sei d'accordo, altrimenti rinviamo a
prossime dirette. C'è una domanda che ci arriva da un nostro amico, che salutiamo, si tratta di Cesare, per quanto riguarda Intel, quindi se rimaniamo sul Nasdaq sostanzialmente. Secondo il nostro amico, o meglio, il nostro amico ci segnala che Intel sembra riavviata nuovamente verso l'alto dopo, insomma, un gap down piuttosto fragoroso, dai 55 si è passato ai 50, anzi li ha sfondati al ribasso, ha rimbalzato poi in area 48, adesso si trova a 49 e 39 con una pin bar che al momento registra un più 0,79%. Ti va di dare una view anche su Intel, Lorenzo? Sì, certamente, certamente. Allora, Perfetto. innanzitutto stacco di dividendo il 4 di novembre e nuovi earnings il 26 gennaio, quindi ci sono sicuramente degli interessanti È un livelli titolo attuale, in effetti. fondamentali. Sì. Allora, il titolo è rimasto appunto schiacciato tra questa zona dei 44 e in media dei 59. Vabbè, ci sono stati un paio di picchi più alti, ma io considero il range 44-59. Adesso siamo nella parte bassa di questo range. Perché? Perché Intel sta soffrendo tantissimo la concorrenza. Non dimentichiamoci che le grandi aziende quali Apple, anche Facebook e qualcun altro stanno creando diciamo dei chip autoprodotti, e il che mi porta a pensare che Intel abbia perso una buona fetta di clienti, o potenzialmente potrebbe perdere una buona fetta di clienti. E chissà se anche Google, infatti, si è impegnata anche in questa autoproduzione di chip. Dunque, su Intel sarà necessario, secondo me, per uscire da questo range, avere un accordo importante di produzione o di acquisizione di un concorrente, o una novità estremamente forte. Anche AMD, che è diciamo il concorrente più importante che ha sempre avuto, sta facendo molto bene perché è riuscito a innovarsi e anche a conquistare una fetta sempre più grande di clienti. A me non piace acquistarla a 49, per tornare appunto a un punto diciamo di lettura del mercato. Non mi piacerebbe acquistarla adesso. Tenterei di attendere ormai appunto eventualmente un 45-44, quindi proprio la fascia bassa. Il gap che c'è è brutto, naturalmente, ma è molto forte questo gap. E come vediamo, ad esempio, anche l'ultimo che è avvenuto ad aprile non è mai stato chiuso. Quindi, quando i gap sono piccoli, è probabile che vengano chiusi immediatamente. Ma quando ci sono dei gap così forti, è sintomo, secondo me, di una debolezza che possa ancora continuare. Quindi, non ho particolare simpatia di un buy a questi prezzi, ecco, per fare un riepilogo. E allora ti chiedo come ultimi due titoli, siamo più o meno verso la chiusura, ma un paio di minuti ce li prendiamo. Tornando a Piazza Affari, prima abbiamo analizzato con David Pascucci Unicredit, io ti chiederei un'analisi di Intesa San Paolo, dato che l'avevamo anche già osservato, e perché oggi con FinecoBank è la più performante, più 1,5%, più 1,6% in questo momento. E poi c'era una domanda su Mediaset che appunto ci chiedeva Daniele. Ti chiedo, Lorenzo, in sintesi. Ok, allora, velocemente, Intesa San Paolo ritesta in modo importante e decisivo questi massimi decrescenti, ma guardate un po', riesce anche a creare una serie di minimi crescenti. L'avevamo visto già precedentemente. A me piace tantissimo questo titolo, sono convinto che riuscirà a stabilizzarsi sopra questa trend line per andare ad attaccare dei massimi storici e arrivare anche a 3,305. Mi piace tanto, oggi è un'ottima reazione. Ma è un po' tutto il settore molto forte. Per quanto riguarda Mediaset, Da grafico settimanale, peraltro, ci hai mostrato, corretto? Quello d'Intesa? no, daily, era il Era un daily, daily, ok, chiedo scusa. esatto, sì. Mediaset, sempre daily, schiacciata verso il basso da un bel po' di settimane.
L'azienda, secondo me, è attaccata su diversi fronti, non riesce a, pur avendo tanta liquidità, attenzione, non riesce però a trovare nuovi investimenti, performanti che possono dare, capacità di visionare nuovi profitti in futuro. Quindi, in effetti, il mercato la rende tra le meno appetibili. Io in media ho fatto sempre pochi trade nella mia storia da trader. Secondo me è un titolo da comprare quando ci sono giornate di chiusura negative importanti, il meno 5, il meno 6, il meno 10, che Mediaset ogni tanto ci tira fuori a sorpresa. Quindi, ecco, se dovessi proprio fare un trade importante, in questo momento aspetterei 2,30 oppure i 2 euro tondi. Insomma, la candela Altrimenti, di oggi, Lorenzo, non ti convince, nel senso che oggi guadagni il no, 3,13. assolutamente. Assolutamente, mi sembra proprio una reazione, sì, a un valore minimo, ma debole, debole, a mio avviso è semplicemente una reazione, ma siamo sotto una media, quindi secondo me siamo pronti per un'altra fase di ribasso. Questa è la zona in cui appunto si iniziano a guardare negli occhi buyer e seller. Io me li immagino così, chi fa la prima mossa e per poi lo sgambetto finale. Seguite Lorenzo Sentino su we-trading.eu. Lorenzo, intanto grazie per questa ampia panoramica sui titoli e non soltanto più interessanti. Ci risentiamo presto. Intanto buon proseguimento e buon proseguimento di settimana. Grazie Giacomo, grazie alle fonti e a tutti quanti e vi auguro anche a voi una buona settimana. A presto. A presto Lorenzo, grazie. Adesso andiamo in pausa con i mercati ancora lì fermi, il MIB più 1,2%, Wall Street passa nuovamente tutto a positivo, più 0,35 il Nasdaq, più 0,04 l'S&P 500, Dow Jones più 0,2. Ci fermiamo, pubblicità, rientro, l'approfondimento del pomeriggio, parliamo di G20, parliamo di Taiwan, parliamo di degli argomenti che hanno segnato in qualche modo il fine settimana con gli amici di formiche.net, tra poco.